avevo capito subito la vera natura di Hermedin. A quei tempi non avevamo i paraocchi dell'epoca moderna, ma lui era un grande guerriero, conosciuto in tutta la Scozia. Ogni nobile gli rendeva onore e richiedeva i suoi servigi. L'avidità del capovillaggio, a lungo ben celata, fu scoperta da un nemico di Hermedin, il quale voleva distruggerlo. Lo stolto accettò di farlo entrare nella fortezza per 2 sacchi di monete d'oro e la garanzia che le terre sarebbero state sue. Non vi fu una battaglia leale, il castello venne incendiato, mentre noi eravamo nella foresta ad allenarci. Hermedin percepì il turno e le mamme da lontano. Al galoppo raggiunse il suo castello e noi seguaci dietro a lui. Hermedin entrò nella piazza d'armi e io vidi che alcuni suoi allievi già gli tesero un'imboscata. Lui si dava di quelli che lo circondavano e quando questo accadde, dalle sue labbra uscì un grido come di dolore. Poi sguainò la spada ed essi non fecero nemmeno in tempo ad alzare le loro. Il suo infame nemico aveva visto il fallimento dell'attentato e da codardo tentò la fuga, entrando nel mastio. Il capovillaggio aveva fatto entrare da un passaggio segreto che partiva da lì. Hermedin, sospinto dall'odio e dalla sete di vendetta, lo seguì nel castello in fiamme. Io ero ancora a cavallo, sbigottito per tutto quello che era accaduto sotto i miei occhi. Attese alcuni minuti di rivedere il mio comandante, uscire dalle fiamme, ma poi non potei più attendere. Mi tuffai nel lavatoio delle serve e pensando di salvarlo, entrai nel castello. Penso di non aver fatto molti metri all'interno, era tutto invaso dal fuoco. Tossendo lo chiamavo, gli occhi mi bruciavano, i polmoni mi scoppiavano, i dissensi mi stavano uscendo. Poi ho preso fuoco. Stavo bruciando, vivo, e le mie grida l'hanno richiamato. Ero in fiamme quando mi ha portato fuori dal castello. Mi ha gettato nel lavatoio e gridavo in preda ad atroci sofferenze. Hermedin, dopo aver visto la gravità delle mie ferite, ha dovuto scegliere. Avrebbe potuto darmi il colpo di grazia. Sarebbe stato un gesto pietoso. D'istinto fece quello che non aveva mai pensato di fare. Creò un nuovo vampiro.